sta diventando una questione senza fine. Si era chiuso con un sottosegretario, il sottosegretario Siri, e che è stato mandato a casa sostanzialmente, e ne esce un altro nei guai con la giustizia, sempre della Lega, Edoardo Rixi. Che succede a Rixi? Cos'è il caso Rixi? Non è nuovo, quello è un processo che è già in corso, quindi si sapeva già quando diventò viceministro dei trasporti. Purtroppo la Lega ha messo ai trasporti Siri, che ha patteggiato una bancarotta fraudolenta, e Rixi, che è imputato per peculato. Il peculato è il reato che commette il pubblico amministratore che ruba dei soldi pubblici. Non sappiamo se verrà condannato, il pubblico ministero ha chiesto la sua condanna a 3 anni e 4 mesi per lo scandalo della rimborsopoli. Ci sono interi consigli regionali che sono sotto processo per avere fatto rimborsare spese loro private all'ente regionale, e stiamo parlando non solo per lui ma diciamo per tutti i consiglieri regionali della Liguria, compreso Rixi, di cene, viaggi, gite al Luna Park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori, biscotti, tutta roba privata che tra l'altro veniva acquistata preferibilmente a Pasqua, Natale, Capodanno, 1° maggio, quando difficilmente si hanno impegni istituzionali. E quindi ci sono una serie di consiglieri. Siamo impegni familiari, diciamo, alziamo un po' in studio. Sotto processo, che non... tra i quali anche questo simpatico viceministro dei trasporti, che ovviamente adesso che arriva la sentenza, dovrebbe arrivare fra qualche giorno, si pone il problema se possa rimanere al governo. Pare che le regole che si sono dati Lega e 5 Stelle, su pressione dei 5 Stelle, siano che quando uno viene condannato anche in primo grado esce dal governo, quindi non credo che si porrà il problema. Penso che arrivare una condanna, Rixi sarà così sensibile da andare via. Ora no, parleremo anche di tutti gli altri casi, però certo, dovendo scegliere tra tanti politici, perché mettere quello imputato per reati così gravi? Torna un po' il discorso di Siri, no? Quando ai 5 Stelle gli si domandava, beh, ma che non lo sapevate che era stato condannato per bancarotta fraudolenta? Sono tutti casi che esplodono perché siamo in campagna elettorale, o c'è un diverso approccio delle due forze di governo? Beh, quel diverso approccio è nei fatti. Abbiamo visto che quando hanno preso il primo 5 Stelle, dopo 10 anni, è arrestato per corruzione il De Vito, i 5 Stelle l'hanno espulso in mezz'ora. La Lega non li espelle nemmeno dopo che vengono condannati o patteggiano definitivamente. Adesso ovviamente i nodi vengono al pettine, i processi sono pure lenti, ma poi a un certo punto le sentenze arrivano. E le sentenze, sai, sono 1-2x, o condanna o assoluzione o prescrizione. Ecco, dovesse X, arrivare una condanna. Di X abbiamo parlato. Niente da fare. Il governatore Fontana della Lombardia, là il caso cosa dice? Qual è il caso Fontana? Il caso Fontana è che il governatore leghista della Lombardia è indagato per credo sia abuso d'ufficio, per avere assunto in un ente regionale il suo ex socio di studio che era stato trombato alle elezioni e che quindi si riteneva di dover risarcire in qualche modo a spese nostre, naturalmente, come se l'elezione fosse un atto dovuto e che nel caso di mancata elezione si dovesse trovare una poltrona per quelli che non vengono eletti in consiglio regionale. E Fontana aveva ricevuto una pressione o una proposta per sistemare questo signore da un'altra parte, l'ha rifiutata, ma poi questo tizio è stato sistemato comunque in un altro ente regionale, quindi di questo deve allora rispondere. Lui dice, naturalmente, la procedura di avviso pubblico non comporta concorsi pubblici o procedure selettive con graduatoria, dice, tra le varie possibilità che si sono presentate ho scelto per lui la più vicina alle sue passate esperienze e la meno lucrosa. Se lui non voleva disperdere le competenze di questa persona, che doveva fare? Ma sai, se uno ha la possibilità di fare delle nomine discrezionali, naturalmente può nominare chi vuole, ma da questa inchiesta è venuto fuori che l'esigenza di nominare questo tizio non era tanto dovuta al fatto che sia un genio, poi magari sarà anche un genio, ma è venuta fuori dal fatto che bisognava trovare il modo di risarcirlo per la mancata elezione. I posti pubblici non sono un risarcimento per politici trombati, dovrebbero essere dei luoghi dove vige un minimo di criterio meritocratico e un minimo di imparzialità. Sarebbe sempre bene che venissero nominate le persone giuste, non le persone da risarcire. Sindaco di Legnano e 2 assessori di Forza Italia, là che è successo? A Legnano c'è un sindaco della Lega
Non dimentichiamo che Legnano è una città simbolo per la Lega, è la città della famosa battaglia dove il leggendario Alberto da Giussano avrebbe sconfitto il Barbarossa e quindi lo spadone di Bossi e tutto ciò che ne viene. Adesso non è più famosa per lo spadone ma per le manette, cioè per un altro aggeggio metallico, perché sono stati arrestati il sindaco leghista e il vice sindaco e un altro assessore di Forza Italia. Lì c'era un altro tizio da sistemare. Che cosa era successo? Che prima del ballottaggio c'erano tanti candidati. Uno di questi candidati, un candidato centrista, credo di un partito vicino alla Lorenzin, era stato trombato, non era arrivato nella finalissima, che era tra centrosinistra e centrodestra, e quindi bisognava avere i voti di questo qua per il ballottaggio a favore del sindaco leghista di centrodestra. E nelle intercettazioni si sentono questi signori del centrodestra che dicono che il sindaco, che si chiama Fratus, si era messo d'accordo in un accordo regionale di cui avrebbe fatto parte anche Salvini, che se questo centrista avesse portato i suoi voti al leghista al ballottaggio, in cambio gli avrebbero sistemato la figlia. E regolarmente gli hanno sistemato la allora, figlia. Allora, ora tutti questi elementi, vedremo qual è, stiamo tratteggiando tutti questi casi, naturalmente stiamo sempre parlando di accuse, di ipotesi dell'accusa, certo. Però traducono quello che sembra essere, in modo in cui sembra essersi trasformato il mondo dell'illecito attorno della politica, se non nei casi specifici, nel quadro d'insieme. Gallarate, c'è un sindaco leghista che gli danno una persona da nominare, lui chiama pure Vertici Nazionale, dice beh ma questo è impresentabile, e alla fine a quanto pare i vertici gli dicono beh ma se quello hanno scelto quello devi fare. Che è successo? Quello è un sindaco leghista, possiamo dire tra virgolette più corretto di quell'altro, perché resiste, dice c'è questo Jurassic Park che è il soprannome che danno a un tale Caianiello. Perché lo chiamano Jurassic Park? Perché è un dinosauro che ne ha viste e fatte di tutti i colori, ha una condanna definitiva per concussione, quindi teoricamente sarebbe uno infrequentabile, no? E invece questo Jurassic Park continua a fare bello e il cattivo tempo in Forza Italia a Varese. Jurassic Park vuole piazzare un suo amico come assessore all'urbanistica a Gallarate. Il sindaco leghista dice io non lo voglio nominare e resiste per 3-4 mesi. Poi però a un certo punto, dopo che si è tenuto la delega, parla coi vertici nazionali, dice di averne parlato anche con Giorgetti, il quale gli ha detto se Forza Italia vuole mettere quello, chi siamo noi per opporci? Mettiamo quello. L'hanno messo e un mese dopo gliel'hanno arrestato, sia l'assessore sia Jurassic Park.